Ciao a tutti, sapete bene che provo decine e decine di impasti ogni anno, quindi se mi seguite avrete già fatto qualche mio vecchio impasto, oggi ne facciamo uno nuovo. Iniziamo. Nell'impastatrice mettiamo 1 litro d'acqua, l'acqua è a temperatura ambiente. Messa tutta l'acqua mettiamo un pezzettino di lievito, sono 3 grammi. E con una forchetta cerchiamo di scioglierlo in acqua. Sciolto il lievito, iniziamo a mettere la farina. Per ogni litro d'acqua metteremo 1,7 kg di farina. Questa è una farina di tipo 0. Messa una metà della farina, cominciamo ad impastare piano piano. Fatta impastare per qualche secondo, aggiungiamo la restante farina. Messa tutta la farina, chiudo e comincio ad impastare. Impastato per un paio di minuti, apriamo l'impastatrice e mettiamo 50 grammi di sale e 25 di olio extravergine d'oliva. 25 grammi. Chiudiamo e lasciamo impastare per una quindicina di minuti. Perfetto. Dopo un quarto d'ora andiamo a togliere l'impasto dall'impastatrice. Adesso trasferiamo l'impasto in una boule capiente nella quale andiamo a mettere un po' di farina sul fondo. Adesso con le mani andiamo a dargli un'altra veloce impastata. Per un paio di minuti. Spolveriamo con un altro po' di farina e rimettiamo l'impasto. Chiudiamo con il coperchio. Prima di mettere l'impasto per una decina di ore in frigorifero, lo lasciamo per una mezz'oretta fuori in modo da far iniziare la lievitazione. Passata mezz'ora, andiamo a mettere l'impasto in frigorifero. È chiaro che bisogna iniziare dal giorno prima perché faremo stare, come già anticipavo prima, una decina di ore l'impasto nel frigorifero e poi domani avrà bisogno di lievitare fuori dal frigo per 12 ore. Quindi lo toglieremo, io lo toglierò alle 8 domattina e alle 8 domani sera farò le pizze. Però passate 8 ore andremo a fare lo stadio, quindi divideremo in panetti più o meno della grandezza che ci occorreranno per le teglie e poi li faremo lievitare altre 4 ore. Quindi, ricapitolando, adesso andiamo a mettere per 10 ore l'impasto in frigorifero, domattina lo togliamo, lo facciamo lievitare fuori dal frigo per 8 ore e mezzo, poi dividiamo l'impasto in panetti grandi quanto ci occorrono per le teglie che utilizzeremo e poi dopo 4 ore, quindi un totale di 12 ore di lievitazione fuori dal frigo, andremo a stendere l'impasto nelle teglie e prima di infornarlo definitivamente lo faremo lievitare, lo faremo riposare per altri 30-40 minuti. A domani. Eccoci qui. Dopo 10 ore ho appena tolto l'impasto dal frigorifero. Come potete vedere, ha aumentato di pochissimo, ma non è né raddoppiato né triplicato come avviene durante la lievitazione. Abbiamo messo l'impasto in frigo per farlo maturare. Senza scendere in termini scientifici, perché poi in realtà il processo di maturazione è un processo in cui gli zuccheri, le proteine, della farina vengono scomposte, non perdo tempo, non posso neanche permettermi di dare determinate spiegazioni. Ciò che avviene durante il processo di maturazione è molto simile a ciò che avviene durante il processo digestivo nello stomaco della pizza. Si dice in gergo che durante la fase di maturazione l'impasto si digerisce da solo. In questa maniera, quindi facendolo maturare, però ripeto, c'è bisogno di farine più forti della classica 00, l'impasto diventerà molto più leggero. Ho appena tolto, come vi dicevo poc'anzi, l'impasto dal frigorifero dopo 10 ore, è stata ad una temperatura più o meno sui 4 gradi. Adesso lo lascio fuori, lo andrò a coprire perché ho 18 gradi in casa.
quindi ne occorreranno almeno 24. Lo coprirò con dei plaid, oppure potete metterlo nel forno lasciando accesa la lucettina. Lasciando soltanto accesa la luce nel forno si arriva tra i 26 e i 28 gradi. Quindi fate come preferite. Io preferisco coprirlo con dei plaid e tra 8 ore e mezza andremo poi a dividere l'impasto e lo faremo continuare a lievitare per altre 4-5 ore. A più tardi. Passate 8-9 ore, andiamo a togliere l'impasto dalla boule e lo andiamo a mettere, come vedete si è più che raddoppiato, lo andiamo a mettere su una spianatoia. Eccolo qui, perfetto. L'importante è mettere un po' di farina sulla spianatoia in maniera tale da non farlo attaccare. Steso l'impasto lo andiamo a tagliare. Per una teglia 30x40 occorrerà più o meno mezzo chilo, 550 grammi di pasta. Andiamo a pesare. Ne metto un altro pochettino. Ok, ci siamo. Ecco qua. Faccio il classico panetto, do la forma tonda, tipo pallina, infatti in gergo il panetto si chiama pallina. Un po' di farina sotto e lo metto in un contenitore per pizza che già ho infarinato, come vedete. E proseguo così con gli altri panetti. Fatti tutti i panetti, vado a coprire con il coperchio. Se non avete un contenitore simile, utilizzate le teglie oppure più contenitori, più boule. Chiudo con il coperchio e vado a coprire sempre con le coperte. In questa fase ci occorrerà una temperatura che dovrà oscillare tra i 26 e i 28 gradi centigradi, non di meno. Una volta fatti i panetti, possiamo dedicarci alla preparazione degli ingredienti che andranno sulla pizza. Iniziamo dalla salsa di pomodoro. In una padella o in un tegame capiente vado a mettere un cucchiaio d'olio e uno spicchio d'aglio. Se volete o se preferite potete mettere un pezzettino di cipolla. Quando l'aglio si sarà leggermente dorato andiamo a mettere la salsa di pomodoro. Messa tutta aggiungo un pizzico di sale, volendo potete regolare di sale anche quando si sarà raffreddata. Metto a minimo e lascio cuocere una ventina di minuti senza coperchio. Adesso possiamo iniziare a tagliare il fior di latte o la mozzarella. Lo tagliamo prima a fette e poi lo facciamo, io lo faccio a cubetti, quindi prima a listarelle e poi a cubetti. Se preferite però potete farlo anche semplicemente a listarelle. Tagliata tutta la mozzarella o il fior di latte, lo mettiamo a scolare, quindi facciamo sì che il liquido in eccesso, liquido di governo oppure il latte, possa scolare. È poco che l'ho messa, guardate quanto latte già ha rilasciato. Visto che stasera con me ci saranno dei bambini, farò una würstel e patatine, quindi dopo friggerò le patate poco prima di infornare. Però mi porto avanti con il lavoro tagliando i würstel. Dopo 4 ore ecco il risultato. Guardate che bel impasto. Spettacolare. Adesso facciamo una cosa. Sposto un attimo il contenitore con l'impasto. In una teglia metto un po' di olio extravergine d'oliva e con un pennellino spennello l'olio lungo tutta la superficie. Quindi lungo sia il fondo che anche i bordi. Prestate attenzione e spennellate dappertutto. A questo punto prendo l'impasto, lo trasferisco direttamente in teglia, mi ungo un po' le dita, i polpastrelli, con dell'olio extravergine di oliva sempre, e stendo l'impasto. Stesa tutta, guardate, ho cercato di fare un po' di cornicione. Copriamo con un canovaccio e se è il caso, dipende dalla temperatura che avete in casa, ci occorrono sempre tra i 24 e i 28 gradi, 24-26 gradi almeno, copriamo magari con un plaid e le lasciamo riposare per altri 35-40 minuti. Alla stessa maniera continuo con le altre pizze.
Passata poco più di una mezz'ora, eccole qui, le mie fantastiche pizze. Iniziamo a condire la prima, facciamo una bella margherita. Poiché metterò il forno molto alto, iniziamo a far cuocere la pizza senza mettere la mozzarella, ma soltanto un po' di salsa di pomodoro e un filo di olio extravergine di oliva. E poi a metà cottura andremo a mettere la mozzarella, un goccio di olio extravergine di oliva e mettiamo da parte. Quest'altra la faremo con i fusti delle patatine, per cui per il momento la lascio bianca e la condisco a metà cottura. Questa qui ancora, stesso discorso, la faremo con la crema al tartufo, sempre bianca, per cui aggiungo solo un filo di olio extravergine di oliva. Condite tutte le pizze, ho acceso da circa un quarto d'ora il forno a 250 gradi. Inforniamo due pizze per volta e dovremmo riuscire a cuocerle più o meno in 25 minuti. Quindi le invertiamo, vi faccio vedere adesso, le invertiamo dopo 12-13 minuti. Così faranno omogeneamente la cottura sia sotto che sopra. Prima di andare ad invertire però le condiamo. Cominciamo! Il forno è caldissimo, come vi dicevo, ne mettiamo una sopra e una sotto. Prendiamo il tempo e fra 13 minuti le invertiremo, però prima le condiremo. Passati 13 minuti andiamo a mettere la mozzarella e invertiamo le posizioni delle pizze. Eccoci qui, anche questa è margherita, per cui mettiamo solo la mozzarella e inforniamo di nuovo. Perfetto. Ho appena tolto la prima pizza dal forno. Ho infornato le altre. Comincio a tagliarla. Vediamo un po' anche quest'altra margherita com'è venuta. Sopra non sembra, ma sotto è cotta, è bella croccante. Eccola qui, che bontà. Quando si raffredderanno le assaggerò un po' tutte con voi. In attesa della cottura delle altre pizze comincio ad assaggiare questo pezzetto di margherita. Raga, squisita. Andiamo avanti. A metà cottura della seconda infornata andiamo a mettere i wurstel, le patatine fritte e la mozzarella e andiamo ad infornare. Mi hanno fatto una richiesta speciale, i bambini vogliono la margherita con wurstel e patatine, per cui sacrifico una margherita per farla con i wurstel e le patatine, quindi una bianca e una rossa, wurstel e patatine. Ho appena tolto anche la giusta delle patatine rossa, ora la taglio. Perfetto, tagliata tutta la metto un attimo qui ad intiepidire. Ho appena tolto dalla teglia anche la bianca e la taglio subito. Tolta dal forno l'ultima, questa è quella che facciamo con la crema al tartufo, per cui andiamo, aiutandoci con un cucchiaino, a stendere lungo tutta la superficie della pizza. Messa la crema, mettiamo la mozzarella. Ecco qua, andiamo ad infornare. Assaggio con voi anche la bianca, deliziosa. Ora non mi resta che assaggiare, togliere prima però dal forno quella con la crema al tartufo. Appena tolta dal forno ho aggiunto soltanto un po' di parmigiano all'uscita. La taglio un attimo, poi la lascio raffreddare e l'assaggio con voi. Si è raffreddata, l'assaggio con voi. Questa mi sa che è la più buona, c'ha un profumo. Avevo ragione, deliziosa. Allora, se provate a fare questo impasto e poi fate queste meravigliose pizze, sperando che vengano bene così, fatemelo sapere tramite i commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale.
Ciao a tutti e buon appetito!